con il sole si tendono un pochino a seccare, no? Come SpongeBob quando si secca. Per ora sto provando soltanto quest'acqua di laboratorio. Sì, acqua di laboratorio! Penso di aver ingoiato la galletta, però spero di non avere niente in bocca mentre parlo, che schifo! Lascia proprio quell'alone di finto, ecco di... No, anzi, quell'alone di borotalco lanciato in testa, no? Sono buone. Adesso no, non rimetto dentro, che schifo! Vabbè. Oggi un video fuori dall'usuale perché volevo parlarvi dei prodotti che utilizzo per le mie bimbe. Durante il corso dei mesi diverse di voi mi hanno chiesto questa tipologia di video e quindi parto subito. Si tratterà di diversi prodotti, quindi alimentazione, cura del corpo, eccetera. Partiamo subito con uno shampoo. Allora, per lavare i capelli alle mie bimbe, di solito gli faccio il bagnetto nella stessa vasca. E prima si fa meglio è. E utilizzo, mi sto trovando davvero molto molto bene questo shampoo, una bottigliona gigantesca della Fito apposta per bambini che si chiama Petit Fito Shampoo Bambini Capelli e Corpo. Questo è fantastico perché è davvero addolcente. Una volta che voi lavate i capelli, a parte che lo sentite proprio mentre andate a lavare le testoline, proprio com'è morbido, dolce come shampoo. E poi quando glieli andate a asciugare sentite proprio quella sensazione di capelli setosi, morbidi e non secchi che spesso invece succede con altre tipologie di shampoo. Questo video, vabbè, ok, forse coinvolgerà di più chi è mamma, ma anche no, no? Quante volte anch'io guardo video così? Sì, vabbè, non mi interessa, però guardo. Dove trovarlo? Questo lo trovate tranquillamente in farmacia. Io l'ho preso alla farmacia Igea, che è una farmacia di Roma. Io l'ho presa dal sito online. Ovviamente qui sotto vi metto tutti i link, così che anche l'altra volta, ma faccio fatica a trovarli, vi metto il link così non dovete stare a smanettare. Invece l'avete visto nella mia routine, o mattino o sera, non mi ricordo, per la skincare, mi sembra sera. Questo sapone, sapone baby, che è un, ce la posso fare, che è un nuovo brand, che si chiama Linea Mamma Baby. È troppo carino il packaging, veramente, mi piace da morire. E ha quel profumo di lenzuola appena lavate. Ovviamente non contiene sodium lauryl sulfate negli ingredienti, il che non è male. Che poi è quell'ingrediente che fa fare la schiuma, che è un po' nocivo, sinceramente, è meglio evitare questo tipo di ingredienti, soprattutto per i bimbi. È la confezione da 500 ml, mi sto trovando benissimo e sono a metà, vedete? Lava bene, ha questo profumo fresco, nonostante lavi non secca né a me né alle mie bimbe, lo uso per il bagnetto, per la doccia, per le mani, lo uso per tutto e mi sto trovando davvero molto bene. Poi, prossima cosa vi posso far vedere, passiamo a... vabbè, rimaniamo sul bagnetto. Allora, per il bagnetto, oltre a questo, alterno quando loro magari vogliono, mamma, facci il bagno quello con le bolle, no? Quindi tutte le bolle, sto usando questo Bubble Bath della Sofì La Girafe Baby e questo è un brand finlandese, so che questo è difficile da trovare perché me l'hanno omaggiato al Cosmo Prof, infatti ho dato l'alternativa di questo perché è più facile da reperire. E mi trovo bene perché ha una profumazione delicatissima, veramente delicatissima, mi piace tantissimo, rispetta la pelle delle bimbe e quindi vi segnalo anche questo. Poi, prossima cosa, lo shampoo secco, sì, perché ogni tanto Ginevra, vabbè, gli fa il bagno, no, la grande, poi dopo, vabbè, suda, corre, cosa, arriva il giorno dopo che ha già i capelli un po' unti. Quindi cosa faccio? Gli metto un po' di questo che è il Siamo Secco della Lush. Dico la verità che non mi esalta questo shampoo secco perché lascia proprio quell'alone di finto, ecco di... No, anzi, quell'alone di borotalco lanciato in testa, no? Veramente... Però comunque siccome Ginevra è bionda,
ho detto va benissimo. Già mio marito che è castano, chiaro, però quando lo mette su si vede tantissimo. Quindi vabbè, è buono perché è naturale, è tutto a base di ingredienti naturali, quindi per la bambina lo uso volentieri, però per noi adulti non lo consiglio per niente. Prodotto rivelazione perché era un po', forse ve l'avevo già detto, che sto cercando sto benedetto prodotto che aiuti Ginevra con la dermatite. Ho visto sul sito Eccoverde che ci sono diversi, quotatissimi, per un motivo o un altro poi non ho fatto l'acquisto, ah sì perché avevo fretta, dovevo andare via, dovevo partire e quindi mi serviva qualcosa nell'immediato. Sono andata in erboristeria e ho trovato questo Veleda Baby and Child Calendula Baby Cream. Questa è una crema protettiva stupenda. Non è come le solite creme protettive allo zinco che senti proprio quel fastidio. È bella grossa e bella corposa, però senti proprio che all'interno ci sono degli oli, il che è una cosa stupenda. Aiuta molto, aiuta tantissimo. Ginevra, ora questo è il periodo un po' delle allergie, quindi la dermatite sembra che ancora di più esca fuori, però questa veramente mi sta trovando molto bene, se la mette anche da sola volentieri e quindi ve la segnalo. Poi altro prodotto, l'acqua termale Aven, la vedete un po' dappertutto nei miei video perché la utilizzo veramente per tutto, anche quando gli occhi sono arrossati, addirittura gli faccio chiudere gli occhi e gliela spruzzo sopra per lavarglieli un po', no? Che a volte lì davanti al lavandino, no, no, non mi voglio lavare gli occhi così. Poi magari quando la pelle è arrossata, do questa spruzzata che lenisce, no? Si sentono riavere, si sentono rinfrescare. E quindi la uso a volte anche la mattina per lavarmi il viso, ma la spruzzo tutta, che bello, evviva! Poi dopo mi asciugo e mi sento nuova, mi sento rinata. Quindi anche qui non spendo troppe parole, anche Aven la trovate o in parafarmacia o in farmacia. Io direi, no, volevo, ecco, no, prima di passare al cibo, vi segnalo questo delizioso quadrettino che mi ha omaggiato il sito della farmacia IGEA, perché io ci ho collaborato, chi mi segue nei vecchi video lo sa, che loro mi hanno mandato diverse cosine dal loro sito e comunque dalla loro farmacia che è grandissima, è a sede a Roma. Sono stati carinissimi perché trovo che questo quadretto, che tra l'altro è di una ragazza che ha un blog, vi metto il link qua sotto, sia davvero delizioso. Il blog si chiama Il Portamatite, io l'ho trovato davvero delizioso come quadretto, anche da mettere in bagno, insomma. Prima di passare agli alimenti, ho ancora un paio di prodottini. Ho quest'acqua di Colonia che è l'acqua Luigia della Elan. Anche qui stiamo parlando di prodotti bio, comunque apposta per i bambini. Spesso quando io mi metto il profumo le mie bimbe mi dicono: "Mamma, anch'io il profumo, anch'io il profumo". E quindi gli ho preso sto benedetto profumo. Giustamente, poverine, ma anche noi, no? Vogliamo sempre emulare, imitare, insomma, chi ci ispira. E questo è quello che fanno un po' i bambini, ovviamente. Quest'acqua Luigia ha una profumazione davvero agrumata, tipo citronella, cose del genere. E mi è venuto il dubbio che allontanasse anche le zanzare, ma no? Sinceramente ancora non l'ho testata questa cosa. Però questa è la bottiglia, è una bella bottigliona da 100 ml. Poi, prossima cosa, il problema degli occhi arrossati. Adesso anche quando vanno al mare c'è sempre questo problema, perché con il sole si tendono un pochino a seccare, no? Come SpongeBob quando si secca. Io mi trovo bene con queste monodosi dell'Eufralia. Ora io ho l'ultima, tra l'altro, già ancora aperta, vedete? L'ho aperta da poco perché a Ginevra gliene metto un quintale, ma penso che le dovrò comprare un collirio, quello lì apposta per l'allergia perché poverina non ne può più. Ed è questa Eufralia della Boiron, non so se si legge così, è all'eufrasia, è naturale. Sì, è carina, veramente mi trovo bene, ve l'ho voluta segnalare, ma sono sicura che tante di voi già la utilizzano. Poi passiamo, io adesso qua ciaccio, vedo se mi è sfuggito qualcosa. Passiamo al cibo. Ed ecco, vi segnalo questi biscotti qua, che sono i frullini al cacao della Alcenero. Alcenero lo potete trovare sia in farmacia che da Natura Sì. Questi sono i frullini al cacao biologici, solo con olio extravergine di oliva. Sono buonissimi, nonostante siano bio. Ebbene sì, perché di solito le cose bio non sono un granché buone, però veramente io anche al mattino sono proprio di cacao. E più, cosa ganza, piacciono alle mie figlie. Quindi, grande vittoria, evviva!
quando mangiano qualcosa che non sia sempre le solite cose. Poi, prossima cosa, rimanendo sempre in cose verdi, questo pane a fette della Vivi Verde al Camut ha avuto un gran successo, sia con mio marito che con le mie figlie. È piaciuto, devo dire la verità, lo compro spesso, ogni tanto sparisce alla Coop, boh, non lo so, è introvabile, poi ritorna allegramente. Prossima cosa, passiamo, ecco, vedete che sono praticamente quasi finite, queste io le prendo da Natura Sì. Ho recentemente fatto la spesa da Natura Sì e alcuni di voi mi hanno detto: ma dai, ma dici cosa compri da Natura Sì, forse farò un video cosa compro da Natura Sì, perché io vado lì già sparata con le cose che so che voglio comprare. E questa è una delle cose, uno dei must, che sono le gallette di riso ricoperte sopra di cioccolato, cioè sia con cioccolato al latte che cioccolato fondente. Io ho preso quella al latte perché, non lo so, ho pensato di poter convincere Ginevra a mangiarlo, però comunque Ginevra non ne vuole sapere, ma proprio per pregiudizio, perché lei odia il riso e tutto quello che è collegato al riso. Ovviamente Lucrezia la piccola se ne fa fuori, che è una bellezza, però comunque magari è uno snack, non la solita merendina che fa malissimo, che io cerco di propinare il meno possibile. Le merendine cerco di accantonarle, però so che, vabbè, anch'io sono cresciuta a merendine, però cerco di evitare, e ve le faccio vedere qua subito. Con questa scusa me ne acchiappo una. Sono buone. Adesso no, non rimetto dentro, che schifo. Vabbè. Penso di aver ingoiato la galletta, però spero di non avere niente in bocca mentre parlo, che schifo. E prossima cosa, passiamo alla pasta. La pasta, mi piace tantissimo questa pastina qua, piccina. Lo so che è dagli 8 mesi in su, quindi ormai, insomma, le mie figlie sono già grandicelle, però per la forma e la dimensione è una pasta abbastanza, come si dice, versatile. Posso fare la pasta al sugo oppure una sorta di pastina. La cosa ganza è che non è pasta normale, c'è l'aggiunta di vitamina B1, se non ricordo male, sì. Quindi, siccome le mie figlie mangiano, ma penso anche, insomma, tutti i bambini, o gran parte, mangiano sempre un po' le stesse cose, quando riesco a ficcargli dentro qualche vitamina sono più contenta. Questo qua è 100% cereali bio, anche qui, e questa è della IP, quel brand che fa anche gli omogenizzati. Poi, rimanendo sulla pasta, la loro pasta preferita comunque in assoluto rimane i piccolini della Barilla. Gli piacciono questi qua, i fusilli piccini, i mini fusilli, non so perché, gli piacciono. Un grande sollievo, perché in 6 minuti la pasta è pronta e quindi vanno via, che è una bellezza questi qua, li ricompro sempre. Ci sono buone anche le pennette. E direi che, ragazze, ci siamo, direi che ho mostrato tutto. Spero che questo video vi sia stato utile. Se non avete figli, vabbè, qualche... tanto pressapoco queste robe qua le uso anch'io, Quindi, insomma, fatemi sapere quali sono le vostre impressioni. Pollice in su. Se vi è piaciuto questo video, ricordatevi che sono anche su Instagram, Twitter, tutte quelle robe lì dei social, diciamo così. Io vi mando un bacio, alla prossima, ciao! Thank you.